Ciao, eccoci con un nuovo video. Sta diventando una rubrica ormai. Ciccionate! Allora, io lo sapete, sono pazza di cibo, pazza di ciccionate. A breve farò anche la versione salata perché molte di voi amano il salato come me, ma io amo sia il dolce che il salato. Se ci fosse un'altra cosa tra dolce e salato, anche lo sciapo, io mangerei anche quella, credo comunque. Bando alle ciance, vi voglio far vedere un po' di ciccionate, però Natale Edition. Quindi, anzi, facciamo le Christmas Edition. Quindi un po' di dolciumi che ho preso in previsione del Natale. Ecco qui il mio mini alberello. E niente, partiamo con la carrellata. Allora, io appena sento profumo di Natale, la prima cosa a cui penso, se penso al cibo, all'acquolina, aiuto, perché ho vissuto queste cose, sono i torroni. Non so voi, ma io dico Natale torrone. Non è Natale panettone Pandoro, quello è dopo, è il passo successivo. Però, prima cosa i torroni. Qui ne ho due che ho preso. Allora, sono tutte e due della Sperlari. Il primo è tenero alle mandorle. Di quelli bianchi. Volevo fare un appunto a chi produce torroni. Ora, questa è la scatola e questa è la confezione. Non vi sembra che manchi un pezzo? Cioè, manca tutto questo pezzo qui, è un mozzico. Cioè, chi se l'è magnato? È chiuso. Ma perché mi fate una confezione? Allora, o fate la scatola più piccola o fate il torrone più grande. Le cose sono due perché io ho delle aspettative e non mi può mancare un mozzico dal mio torrone. Comunque, questo è di quelli morbidi ed è buonissimo. Non so se a voi piace quello bianco, però per chi non piacesse abbiamo deciso di prendere anche questo. Questo ci è stato regalato, sempre Sperlari. Questo è classico con gianduia e nocciole intere. Vediamo se la Sperlari, sì, ce l'ha come vizio quello di fare il torrone più piccolo della scatola, perché questo è il torrone e questa è la scatola. Niente, la Sperlari si frega un mozzico qua. Vabbè, non me denuncerà, però è la verità. Altra cosa che mi viene in mente non appena arriva aria natalizia, che per me l'aria natalizia parte da settembre, diciamo, perché inizia a dire oh, quanto manca, quanto manca. Ho scaricato anche l'applicazione, poi magari vi farò What's in my phone, insomma, vi farò vedere. Ho scaricato l'applicazione per il countdown, quindi è tipo da settembre che conto i giorni a Natale, ma più che altro per mangiare, perché ormai lo sapete. Comunque, abbiamo preso anche questi che sono dei fichi bianchi, sono stati mangiati perché comunque andavano provati. Anzi, uno adesso me lo mangio insieme a voi perché wow. Wow, non so se vi piacciono i fichi secchi, ma a me una volta non piacevano e come per il panettone ho cambiato gusti e adesso mi mangio pure questi. Sono buonissimi. Allora, ho finito di mangiare. E allora, questi sono della Manuzzi. Dice che sono originali dell'isola di Eubea, che ignoro assolutamente. Ah, ecco, invece no, è in Grecia, ignoro assolutissimamente dov'è, invece è in Grecia. Sono 250 grammi, sono buonissimi, questi sono bianchi. L'unica cosa che stavo leggendo è che c'è scritto può contenere tracce di pistacchio. Boh, comunque, questi. Poi ho preso un po' di cioccolate. Prendo. Allora, visto che di cioccolata non se ne ha mai abbastanza, allora la prima l'ho presa dell'Eurospin, della Dolciante, è gigante, cioè è quanto la mia faccia, sta cambiando intanto il colore. Comunque, cioccolata al latte svizzero, la classica, buonissima. Questa io proprio pum, la finiremo penso in un niente. Sono 300 grammi ed è davvero buona, provatela se non l'avete mai mangiata. Poi la seconda che ho preso è questa della Lindt al latte. Mi piacciono molto di più le cioccolate al latte che quello fondente. C'è solo un tipo di fondente che mi piace, ma quelli che superano il 50-60% di cacao mi si fermano nella gola. Rimango così, quindi cerco di non mangiarli. Non mi piacciono, insomma. Ho preso questa al latte, sono 100 grammi Lindt. Questa è la ricetta finissima, cioccolata al latte, tranquillissima. Poi anche qui è passato il topino. Questa non sono stata io, ma è stato mio fidanzato. Non si fa, questo io l'avevo preso per farlo vedere le ciccionate, tu ti sei mangiato sto coso, io ti sputtano. Allora, poi abbiamo preso questa che è della Milka, sono 100 grammi, questa è la più buona in assoluto. Ce ne sono diversi tipi Oreo, eccetera, ma questa rimane comunque la più buona. Che ha dentro la crema al cacao, ma è di quelle morbidosette. Ora io mi sacrifico per la patria e vi faccio. Eh no, ecco, ve la posso far vedere così senza mangiarla, vedete? Ha al suo interno una parte morbidosa. Se non l'avete provata, provatela perché questa è come la droga. Allora, poi ho preso questi che sono rinomata specialità Amaretti Virginia. A me piacciono tantissimo gli amaretti, sono soffici alle mandorle, incartati singolarmente, individualmente. Proviamo ad aprirla senza distruggerla se ci riesco. Eccola qui. Ho trovato il pertugio. Quanto mi piace, ho scoperto la parola pertugio, la dico per tutto. Oh, che bel pertugio! Ormai.
Allora, che carina la confezione, come se fossero dei cioccolatini. Oh, mi piace. Ce ne sono quattro dentro. Oddio, che belli, amaretti Virginia, guardate che belli. Belli, belli, mi piacciono. Poi magari faremo un video assaggi. Non credo che riuscirò a fare il video assaggi perché io appena faccio vedere il video qui scatta proprio al mio via scatenate l'inferno e iniziamo a mangiarci tutto. Comunque questi, non li ho mai assaggiati di questa marca, però in generale gli amaretti alle mandorle mi fanno impazzire. Sempre in tema cicciolate pralinose, abbiamo preso questi che sono appunto delle praline fondenti, queste al cacao. Questa è extra fondente con crema di cacao. Quando sono praline il fondente non mi dispiace perché poi all'interno c'è il cacao, quindi c'è qualcosa di più buono, cacao al latte. Questo l'abbiamo preso all'MD e sono 300 grammi. E siamo arrivati all'ultimo perché che Natale sarebbe senza panettone o Pandoro? Abbiamo preso questo, mamma mia che fame! Allora, questo è della Balocco, l'abbiamo trovato in un cesto che ci hanno regalato, dove c'era questo e la bottiglia e anche delle cioccolate, che però ormai sono già andate, quindi facciamo finta che c'era solo questa e la bottiglia. Ed è super favoloso perché ha anche le mandorle sopra, sembra una specie come si chiama? Colomba di Pasqua, buonissima, che vedrete a Pasqua vi farò due palle con la colomba. Perché è strabuona e comunque abbiamo preso questo e non vedo l'ora di aprirlo. Ho fame. Wow. Ok, questo era il mio video sulle ciccionate Christmas Edition, come abbiamo detto prima. Voi che cosa amate? Fatemi sapere, consigliatemi delle cose da mangiare o comunque delle ciccionate che sapete voi e che sono delle chicche che sapete solo voi. Vi ripeto, a breve, penso a gennaio, inizierò le ciccionate salate. E niente, io spero che questo video, utile un poco, però vi sia di spunto, vi abbia fatto venire fame, perché punto anche a quello. Io vi auguro buone feste, vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!